Scalinata di Trinità dei Monti, Roma. Questa bimba straniera, anche se con qualche esitazione, sacrifica il suo gelato in nome dell'ordinanza che vieta sulle gradinate il bivacco. Dopo quasi un anno di lavori, uno dei luoghi più famosi al mondo riapre al pubblico ed è subito polemica. C'è chi vorrebbe che la notte la scalinata venisse chiusa per evitare che possa diventare luogo di degrado e chi invece, come il sindaco Virginia Raggi, la vuole aperta a tutti e sempre, ma sotto una super sorveglianza affidata con un'ordinanza appunto alla Polizia Locale di Roma Capitale. Agli agenti il compito di far rispettare le regole, niente bivacchi e massima attenzione contro ogni tipo di vandalismo. Un lavoro arduo. La scalinata è stata appena aperta al pubblico e in poco meno di 10 minuti si presenta già così. Facciamo il possibile. È stata citata dalla Raggi un'ordinanza vecchia che parlava di antibivacco, andrebbe ridefinita una bella ordinanza magari fatta meglio di quella di prima, dove si dice questo e questo non si possono fare, punto. Lo chiudono mentre dentro, non si mangia, eh? Qualcuno dice mandali sopra comunque, ma il bambino, cioè il genitore in attimo gli danno la pappa. Perché se deve mangiare qua e non si deve andare a mangiare un altro posto? Vabbè, ma la idea è presidiata, del tanto è presidiata, se dovrebbe presidiare anche lui, però questa non è facile presidiare. Cerchiamo di mantenerli questi nostri monumenti che sono stupendi, ammirati da tutti. Una scalinata così bella uno può bivaccare? Non credo proprio, non è proprio il caso. Vedo che c'è qualche vigile, speriamo che li facciano mantenere, che li facciano i controlli e che soprattutto siano rigidi. E i fastidiosi venditori abusivi, almeno per ora lungo la scalinata, non se ne vedono, ma basta salire fin su per trovarli al lavoro proprio davanti alla chiesa della Trinità dei Monti. Federico Sisimbro, Sky TG24.